C'è una frenetica voglia nel cercare di avere sempre qualcuno accanto, come per dire o sei in coppia, fidanzato, sposato, altrimenti sei caso umano, single. E questa è un po' la società che ci opprime con l'importanza dell'anima gemella, con la paura della solitudine. E come ci tengo che questo spazio qui è piuttosto inclusivo, parlo spesso di relazioni nei miei video, ma non solo di relazioni di coppia, ma anche perché il mio drive è fortemente centrato sulla persona. Poi mi piace che tanti uomini si avvicinano a conoscere di più il mondo femminile e viceversa. Tornando al tema invece, oggi vi parlo dei single. Siete d'accordo con me che se non hai ancora una casa tua, se non sei sposato, fidanzato, non hai fatto un figlio e hai compiuto 30 anni, il mondo inizia un po' a pesare sulle tue spalle. C'è una certa pressione stressante, sociale. E ti senti un po' come ti devi dare una mossa, perché poi gli altri possono pensare che non è stata una scelta volontaria essere single. E inizi a pensare che forse loro hanno ragione, forse c'è qualcosa veramente dentro di te che non va. E magari pensi che la colpa, non lo so, se non tua, sarà colpa dei genitori, perché magari sono stati troppo apprensivi o troppo assenti, oppure la colpa della serotonina o la colpa dei geni. Sì, di questo stigma ne fanno le spese sia gli uomini che le donne, forse noi donne ancora di più, perché la società ci incastra nei dogmi dell'amore romantico come fosse il massimo che una donna può avere nella vita. È vero, poi l'amore è una figata, però basta che non corri sempre a cercarlo, come anche essere indipendenti, autonomi, viaggiare, leggere, tenersi informati, formarsi. È altrettanto una figata. Questa attenzione non lo dico perché devi essere single per star bene con te stesso. Non è un privilegio dei single, come non è un privilegio di chi sta in coppia. Una cosa non esclude l'altra, è un diktat universale. Saper star bene da soli è veramente una conquista, perché ti permette di star bene anche in coppia. E allora sì che la relazione diventa autentica, genuina e sincera. Allora, se ci sono dei single ancora tristi e marginalizzati, over 40, 50, vittime di ristrettezze culturali, io vi dico: aprite la finestra e respirate un po' di aria buona, perché essere single non è patologico. Come anche le donne single, lo so, abbiamo l'orologio biologico che ci dice di aver fretta, però tante donne banalmente scelgono di non aver figli, oppure altre, magari come Gianna Nannini, scelgono diversamente. Perciò, uomini e donne, non disperate. Se vivete la vostra condizione di single con inquietudine, cambiate la prospettiva, cambiate la strada, cercate di conoscere altre persone, abbattete i muri, le corazze, smettete di idealizzare la vostra ex, il vostro ex. Anche perché le opportunità sono molte da pianificare ed è importante vivere con entusiasmo. E poi c'è sempre l'imponderabile, c'è sempre l'improbabile che va oltre ogni calcolo, che non ha età, non ha orari, non ha appuntamenti, nulla. Concluderei qui, io vi ringrazio moltissimo, però commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate. Perché mi fa piacere, io accetto veramente, veramente tutto. Tutti i commenti sono importanti per me, altrimenti non sarei qui. Mettetemi un like se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Grazie.